Dottor Bonomo, spegni il microfono, per favore. Dottor Bonomo, spegni il microfono. Se no... Va bene, grazie. Vincenzo, hai pazienza. Siamo stati così, abbiamo piccoli floricoltori giovani, rappresentanti dei floricoltori, vieni da un'area molto importante, intorno, tutto intorno, esattamente, quindi provincia di Ragusa, quindi una realtà siciliana molto sul fiore deciso, ma anche sulle piante fiorite, sulle piante. Quindi quanti produttori ci sono attualmente? In Sicilia ci saranno circa 150 produttori, 150 ettari di produzione. Diciamo che è una provincia giovane, chiamiamola, come la nostra associazione, che è selezionata da poco, da alcuni anni. E diciamo che abbiamo, anche se è nata da poco, stiamo cercando di portare avanti un progetto abbastanza ambizioso, cercare di riunire il più aziende possibile in modo da, in quei momenti come questi di crisi, portare avanti tutti assieme una situazione che possa metterci nel mercato in modo più competitivo rispetto alle altre realtà che ci sono in Sicilia, anche perché la nostra provincia rispetto ad altre province abbiamo l'handicap di essere un po' più logisticamente più meno fortunati rispetto ad altre province, quindi l'unione, come si dice in gergo, fa la forza. Non so, io voglio ringraziare tutti per l'opportunità che ci sta dando sia come associazione che come provincia, e diciamo che lo sforzo che abbiamo fatto anche tutti quanti insieme in altre province è quello di portare avanti un'associazione regionale di cui ora sicuramente si farà oggetto, in cui noi in particolar modo crediamo fortemente che questa associazione possa portare frutti che molti desideriamo da tanto tempo. Per aiutarci un po' in questi anni difficili che abbiamo, e spero che non dureranno tanto, perché diciamo siamo un po' con l'arma un po' fino alla destra. Niente, io vi ringrazio.